Ci troviamo a Vicovaro, presso lo studio, insomma, del sindaco Nello Crielesi, eletto nelle recenti elezioni amministrative di giugno. Siamo qui per parlare e per sentire anche la controparte in merito a una notizia pubblicata sul sito della Tiburtina News in data 7 settembre, appunto su Vicovaro, dove si parlava del presunto licenziamento di due assistenti scuolabus e dove noi abbiamo riportato quella che era la denuncia dell'ex sindaco di Vicovaro e del PD. Buonasera, intanto, sindaco, Sì, buonasera. e volevamo appunto sapere, la reale versione dei fatti relativamente a questa vicenda per poter fare un po' di chiarezza. Sì, diciamo che Vicovaro, come molti comuni, si avvale per dei servizi cosiddetti a domanda individuale di ditte esterne, di imprese esterne. In questo caso noi affidiamo il servizio di scuolabus ad ditte esterne, in questo caso ad un'impresa, la chiave del viaggio. Allora, io sono qui per smentire praticamente la notizia che è stata diffusa via social di un presunto licenziamento, perché bisogna chiarire innanzitutto che il rapporto che intercorre tra le lavoratrici non è un rapporto con il comune di Vicovaro, quindi il collente, perché il rapporto intercorre tra l'impresa che si aggiudica il servizio e in questo caso i lavoratori che vengono assunti. Poi, per quanto riguarda nello specifico, anche se come dicevo, non è un rapporto che si interseca con quello che è il rapporto di lavoro con il Comune di Vicovaro, l'impresa non ha licenziato le precedenti lavoratrici o accompagnatrici, ma semplicemente erano le precedenti lavoratrici, erano sostanzialmente dei lavoratori che avevano un contratto a tempo determinato e parziale, e quindi nel momento in cui è terminato il 31 giugno il lavoro, loro sostanzialmente non avevano più contratto. Quindi assolutamente non è veritiera la notizia che è stata diffusa, perché nessuno ha licenziato nessuno, e quindi l'impresa che si è aggiudicata il servizio per i prossimi 2 anni ha posto in essere un principio che secondo noi è sacrosanto, ovvero quella della rotazione dei lavoratori. Proprio per dar modo anche a chi ha bisogno, nel contesto di quello che è un piccolo comune come il nostro, di poter magari avere delle risorse limitatamente per un anno, perché sostanzialmente quello è il servizio che viene fatto nell'ambito del servizio scolastico dello Scuolabus. E quindi sono qui quindi a smentire le asserzioni del consigliere De Simone, che ben sapeva, proprio perché nella precedente amministrazione la sua amministrazione aveva in questo caso stipulato questi contratti, che erano dei contratti a tempo determinati e parziali, e quindi assolutamente nessuno è stato licenziato. Tra l'altro, in un passo del contratto si legge che non c'è nessun preavviso, insomma. Nessuna, io leggo testualmente, il contratto si intenderà automaticamente risolto senza bisogno di preavviso né di ulteriori comunicazioni. Quindi, a ulteriore smentita, noi abbiamo qui il contratto dove non vi è neanche la salvaguardia della cosiddetta clausola sociale, che obbliga in questo caso l'impresa, la cooperativa che subentra a quella precedente, a riassumere i precedenti lavoratori. Quindi nessun licenziamento, questo lo possiamo dire, semplicemente la naturale scadenza di un Assolutamente, contratto. assolutamente.